Temi di Fontivegge sono innanzitutto la sicurezza, cioè una persona che vive questa frazione ha paura anche di girare la sera. Immaginiamo una pensionata che va a fare la spesa o va a ritirare la pensione all'ufficio postale, non è tranquilla, piuttosto gira intorno l'ostacolo, e l'ostacolo è lo spacciatore, è la persona che è qui davanti alla Coop che quando esce dal supermercato gli chiede qualcosa. Ecco, è la sicurezza. Bisogna trovare innanzitutto un punto di aggregazione del Fontivegge. Io girando qui sulla frazione non ho visto un circolo per gli anziani, non ho visto un punto di ritrovo per i cittadini dove una persona può chiedere e può anche acculturarsi sulla frazione. Ecco, queste sono innanzitutto le problematiche di Fontivegge. La sicurezza. Mi sento di dire questo, che avendo anche un'esperienza da ex carabiniere, tutelare il cittadino è il primo obiettivo di un'istituzione. Venuto qua a Perugia 10 anni fa, ho potuto constatare che l'istituzione, lo Stato, è venuto a mancare. È venuto a mancare per una organizzazione amministrativa non valida. Cioè, qui chi ha avuto a capo un'amministrazione pubblica non ha avuto a cuore il cittadino perugino. Ha decentrato quelle che sono altre finalità, cioè anche commerciali. Basta fare un giro qui intorno, da Piazza dei Bacio, ad arrivare al centro di smistamento postale, si può notare che i negozi sono totalmente vuoti. Sono vuoti i negozi, sono chiusi, quindi disgregare una società vuol dire mandare via un'attività. L'attività va via perché non si sente sicura, perché a una certa ora la sera deve chiudere, che lì davanti c'è lo spacciatore, c'è qualcuno che magari può intracciare il cammino dei clienti. Quindi ecco, bisogna ritornare a trovare un punto focale sia sulle attività che sia sulla sicurezza del cittadino comune, che quotidianamente si sente disturbato da questi malavitosi. I rimedi? I rimedi sono un potenziamento delle forze dell'ordine, sia dal punto di vista di polizia municipale, che già l'amministrazione attuale ci sta lavorando, sia potenziamenti a riguardo di un posto fisso qui alla stazione. Naturalmente il nostro sottosegretario Candiani sta lavorando in questa direzione ed ha trovato una soluzione, quella di un presidio fisso qui all'interno di Fontivegge. Ma oltre a questo obiettivo qui è quello di alimentare più in maniera proficua le attività commerciali. Quindi naturalmente, nascendo delle attività commerciali, il malavitoso si allontana, che c'è movimento, c'è occupazione e c'è punti di aggregazione.